Carissimi amici, buongiorno. Una nuova puntata di Platform The New Together. È una serie dedicata alle aziende che hanno deciso di supportare l'evento che Platform organizzerà in concomitanza della prossima Biennale di Architettura a Venezia. Si tratta di una mostra che espone 140 progetti di altrettanti autori provenienti da tutto il mondo nella cornice della Scuola Grande di Misericordia. È un evento anche di networking, perché ovviamente ci sarà la possibilità di incontrarsi direttamente con gli studi durante il Platform Architecture Festival, e tutto questo impianto narrativo ed espositivo è stato reso possibile proprio grazie al supporto delle aziende che hanno deciso di essere coinvolti appunto in questa iniziativa, cercando anche di portare il proprio asse valoriale all'interno appunto di un evento che è sicuramente ad alto valore culturale. Nella puntata di oggi raccontiamo un'azienda che sicuramente di portato valoriale ne ha tantissimo, perché è un'azienda che ha più di 70 anni e che opera veramente con il DNA all'interno del design. E do il benvenuto diciamo, alla seconda generazione di questa azienda, che assieme alla madre, anzi la terza generazione, Marco Ghilarducci, giusto? Terza generazione. Terza Io dico seconda generazione. perché tua mamma è così giovane che, insomma, facevo terza generazione di questa azienda meravigliosa Terza, che si chiama Martina Di Luce. e se vogliamo anche quarta per certi versi, perché poi alla fin fine abbiamo mio bisnonno Plinio Martinelli. Ah, quindi lui aveva già iniziato. Eh sì, perché poi la partenza è nata in un negozio, in uno showroom in centro a Lucca. Mio bisnonno aveva questo negozio di elettricità, faceva l'elettricista e quindi faceva gli impianti a Lucca e dintorni, insomma, in provincia. Poi mio nonno, che era scenografo, quindi ha studiato a Firenze scenografia e quindi proprio Elio, giusto, Elio un'altra cosa, Martinelli. Elio Martinelli, sì, a un certo punto ha dovuto decidere, dice, che faccio? Vado a lavorare all'interno del negozio, ma lui era molto più artista, oppure faccio l'artista. Alla fine probabilmente si è detto, prova a disegnare qualcosa, ha disegnato qualcosa, qualche lampada, ha iniziato a fare qualche progetto anche di interni, si è appassionato perché poi lui da scenografo in interni ne faceva tanti nelle scenografie, insomma. Immagino, E immagino. quindi ha iniziato a fare proprio il lavoro di interni. Poi ha disegnato qualche lampada e di lì è partito tutto. Ha iniziato a fare le prime fiere, ha iniziato a fare su dal negozio, ha fatto un piccolo laboratorio, che il laboratorio all'inizio era nelle cantine di questo negozio, un centro a Lucca. Quindi una cosa Incredibile. anomala per certi versi, perché si Sì, veniva dal io buio proprio, dall'ombra, come dico sempre io, mi piace sì, l'ombra. Dal dall'ombra alla luce, è vero. Beh, sì, è buio alla vero. luce. È un percorso unico, però per certi versi ci sono delle caratteristiche che sono comuni alle storie delle grandi aziende di design, perché voi siete sicuramente una grande azienda riconosciuta per il valore del design e del percorso fatto fino ad oggi, che è proprio quello di, a un certo punto, da una competenza tecnica si innesta un processo di design e di creatività. E questa poi è la genesi del design, no? Cioè, quindi Sì, si certo. crea qualche cosa, poi il famoso granello di sabbia che dentro la lostrica poi produce la perla, no? Sì, Quindi. ora noi per certi versi siamo un po' anomali, come ti dicevo, insomma, mio nonno era un artista, più che un designer o un industriale, lui era un artista, perché poi oltre a disegnare, lui veramente disegnava non solo, diciamo, un prodotto tecnico ma o decorativo, su cui principalmente era il suo lavoro iniziale, ma lui era proprio un pittore, era un pittore, disegnava dalla mattina alla sera anche quadri, lavorava veramente con ogni tipo anche di modo di pitturare, quindi faceva proprio l'acquerello, faceva l'olio, faceva Poco creativo. qualunque cosa, sì. E E comunque poi così è anche tua mamma, Emiliana, E perché anche anche lei, lei. infatti, lei ha visto, come ho visto un po' anch'io, perché poi ho vissuto tanto con mio nonno e mia madre, quindi ho sempre visto loro disegnare e pitturare dalla mattina alla sera. Ecco, poi chiaramente
man mano che poi l'azienda prendeva vita, mio nonno in particolare, poi il disegno è sempre diventato un pochino più, è andato un po' più ai lati, diciamo così, perché Certo. disegnava, ma cose, diciamo, meno artistiche e più, diciamo, produttive, diciamo così. Ecco, quindi è iniziato a disegnare le prime lampade, le prime, Certo. chiaramente possiamo ricordare il Cobra, ecco, che è stata una delle prime lampade degli anni È una 60. delle mie preferite della vostra produzione, tu lo sai, la trovo È un veramente classico ormai, sì. un super classico. Io farei direi alla regia, intanto che continuiamo a chiacchierare, di farci vedere un po' di realizzazioni. Allora, quindi la matrice è quella, ed è, devo dire, si è mantenuta molto, molto coerente, no? Perché è una mentalità imprenditoriale, però molto contaminata da un approccio Brava, artistico. sì, Quindi molto, questo molto. vi rende assolutamente unici. Però E poi ti dico. nascono anche delle collaborazioni con dei designer molto importanti, perché voglio dire, voi avete insomma avuto delle collaborazioni Marc Sadler, Gaia Olenti, Brian. Sergio Come? Asti anche tra tanti. Assolutamente, cioè, ma veramente nomi molto, molto importanti del design dell'architettura. E quindi voglio dire, c'è stata anche la capacità, che questo anche questa è un'unicità, perché spesso le aziende nate in questo modo rimangono poi un po' come dire, autoavvitate su loro stesse, no? Perché quando c'è una componente di creatività interna, è difficile, no? Riuscire a integrare nuovi designer all'interno, perché si pensa di poter essere un po' autonomi da questo punto di Brava, vista. brava, infatti questa hai toccato un punto importante. Infatti, cioè, chiaramente mio nonno quando ha iniziato era solo e per diversi anni, diciamo, lui si divertiva a progettare le lampade e quindi ne ha fatte veramente a centinaia. Ogni giorno, bene o male, tirava fuori un campione. Ecco, c'era un po' questo motto, ogni giorno una lampada, che poi chiaramente non è che andassero tutte in produzione, però ecco. Lui si divertiva a tal punto che poi era un rapporto anche diverso perché c'era l'officina molto vicina. Lui lavorava a stretto contatto con l'officina perché il buon progetto, questo me lo diceva sempre, dico, te devi andare spesso in officina perché il buon progetto nasce a stretto contatto con chi lo deve realizzare, cioè con chi lavora. Assolutamente. E quindi l'officina deve essere vicina a te e quindi il buon progetto nasce da una collaborazione tecnica che in quel momento nasceva con l'officina. Tuttora sono convinto che nasca con l'officina, perché poi alla fin fine il primo campione lo fai in qualunque modo, vai in officina, lo fai di legno, lo fai come vuoi. Ora chiaramente ci sono le stampanti 3D e quindi per certi versi ti semplificano la vita. Ne abbiamo anche noi in azienda, ne abbiamo tre per varie tipologie di stampaggi. Però ecco, se devo essere sincero, pur essendo un amante delle tecnologie digitali, l'approccio iniziale deve essere sempre quello di fare il campione quasi a mano, ecco, perché lì vedi subito l'effetto senza tanti disegni tridimensionali. Ecco, il primo schizzo, fai lo schizzo, tiri giù la prima bozza. Ecco, quando hai la bozza, diciamo bene o male, un po' sgrezzata, diciamo così, allora a quel punto fai un disegno tecnico, fai il 3D. Fai chiaramente il progetto dal punto di vista più chiaro, allora fai con la stampante 3D e vai giù. E i passi sono quelli. Quindi, però ecco, questo aspetto lui mi è rimasto sempre impresso. Ecco, devi andare in officina, stai in officina che lì si impara tantissimo. E infatti per qualche anno, quando sono entrato anche in azienda, ci sono stato anch'io, ecco, a vedere anche, a vedere, non a lavorare, ma a vedere come si lavorava. Ecco, questo sì. E penso che non sia solo in officina che si debba stare, ma anche al montaggio, perché poi il buon progetto è un percorso che nasce chiaramente dall'idea passiamo poi all'officina, poi passiamo al montaggio, perché anche quello poi è importante, perché poi spesso si tralascia anche questo aspetto di quanto sia complicato anche fare l'installazione di un oggetto, quindi se è studiato il prodotto può essere anche fatto bello, diciamo così, dal punto di vista del design, però può essere progettato male dal punto di vista dell'applicazione, nel senso che poi è difficile, che ne so, per l'installatore installarlo, è difficile
montarlo oppure ha delle difficoltà comunque intrinseche, ecco, quindi un buon Beh, progetto. guarda Marco, credo che questa cultura dell'andare a bottega, come si suol dire, poi vabbè, voi siete toscani, quindi la cultura dell'andare a bottega credo che sia nata in È Toscana. tipica, è nostra. Esatto, direi alla regia di fermare un attimo questa parte qua, perché volevo finire il discorso sui designer, poi andiamo verso la digitalizzazione. Lo dicevo, questo atteggiamento, questa attitudine, delle aziende, quello di entrare proprio in una dinamica costruttiva, produttiva, no? Quindi unire quella che è l'aspetto artigianale a quello industriale, però andando proprio a mettere le mani in pasta, come si suol dire, credo che sia proprio il segreto delle aziende che hanno saputo crearsi un loro posto nel design. Ragion di più con la luce, che credo che sia forse la cosa più difficile da progettare, no? Ma Perché secondo me sì, la luce è veramente un mondo magico, un po' come il mondo musicale, come vedete dietro, io sono appassionato anche di musica. Musica e vedi luce, che anche tu secondo hai me, comunque la sono deriva due artistica, mondi. ce l'hai anche tu, eh. Insomma, in parte ce l'ho anch'io, sì. E quindi per me, diciamo, il mondo musicale e il mondo luminoso vanno sempre molto a contatto. Tra l'altro, come dicevo prima, mio nonno era scenografo, quindi il teatro, la musica, quindi bene o male, siamo Assolutamente. sempre in questo ambito. Quindi, cioè, ci piace giocare con la luce, mi piace giocare anche con la musica, e quindi la luce è una cosa immateriale, come la musica, quindi è un'emozione. L'emozione la luce la può dare, ma per darla è molto difficile gestirla. Gestire la Assolutamente. luce e quindi progettare un oggetto che illumini e nello stesso tempo dia emozione, non è così semplice, ecco, No, 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 è perché assolutamente difficile. E quello che ti dicevo prima, diciamo la capacità di capire a un certo punto che era necessario introdurre anche delle visioni di design diverse, no? Da quelle non che voi non foste in grado di produrre ampiamente, però proprio perché eravate capaci di produrle in modo autonomo, l'idea di innestare linfa nuova, visioni nuove e allacciando delle collaborazioni con dei nomi veramente di una. Cioè uno, io invito tutti ad andare a vedere il vostro sito, andare in una sezione design, martinelliluce.it. Ci sono veramente i nomi del sono design tanti, a livello internazionale, Karim Rashid, Afonso Femia, Area 17, anche i giovani, c'è anche capacità di andare a prendere Paola Navone, un Peluffo, nome già più storico, voglio dire, per cioè, adesso arrivare a non voglio Firenze. farli perché ce ne sono tantissimi, veramente io li sto facendo scorrere, però nomi veramente molto importanti. Questo è stato sicuramente un altro talento imprenditoriale. E visione imprenditoriale che avete saputo esprimere negli anni, perché poi Sì. comunque 73 anni sono un bel percorso, ecco. Sono tanti, sono veramente tanti e come dicevo, insomma, i progetti sono, cioè negli anni sono stati tantissimi. Abbiamo un archivio smisurato, ora, tra l'altro abbiamo un programma di fare anche un museo, probabilmente nel 2024, insomma, porteremo avanti anche questo aspetto perché in effetti abbiamo questo archivio che è un peccato non farlo vedere, ecco, tra prodotti sia Verissimo. decorativi che più tecnici, ecco, diciamo, perché poi noi siamo anche un'azienda per certi versi anomala, perché nel nostro DNA c'è sia l'artistico ma anche il tecnico, perché poi alla fine siamo nati con prodotti decorativi, ma poi alla fine nel tempo abbiamo sempre fatto anche prodotti decorativo-tecnici, non sono proprio veramente tecnici, ma hanno degli aspetti tecnici, perché poi sono tutti prodotti che possono essere utilizzati in alberghi, uffici, hotel, eccetera, eccetera, ristoranti, insomma. Quindi abbiamo un concetto che probabilmente deriva anche dal fatto del teatro, come dicevo prima, perché nel teatro, bene o Assolutamente. male, per ogni scena ci vuole un prodotto nuovo. E Assolutamente. quindi questo aspetto noi l'abbiamo sempre avuto fin dagli inizi. E quindi sono nate quei prodotti spesso proprio fatti ad hoc per il progetto stesso. In primis si può parlare sicuramente del pipistrello della Galenti. Chiaramente che anche quello è nato proprio per un Quello è progetto. veramente un masterpiece importantissimo, anche quello. Noi lo abbiamo a casa Platform e troneggia veramente in mezzo allo studio. È Insomma, veramente un oggetto ha straordinario. un bel volume che si riconosce, diciamo Oggetto così. straordinario. Allora,
Io volevo, adesso dico alla regia di mandare pure il filmato che ho stoppato prima, perché nonostante questo approccio molto creativo, però che abbiamo visto capace anche di avere un'impostazione imprenditoriale forte, no? Nell'inserimento di nuovi nomi, sicuramente, forse grazie anche al tuo apporto, quello di terza generazione, la vostra è un'azienda a vocazione vabbè, dell'innovazione ovviamente, però proprio vocazione innovazione digitale, cioè avete, no, questo sguardo che va oltre. E infatti recentissimamente, perché è un lancio a cavallo fra il 2002 e il 2023, siete approdati a una piattaforma con un configuratore 3D. Qui stiamo vedendo una simulazione su uno dei vostri prodotti più importanti, che è stato lanciato, ma che non è che è arrivato, cioè è un percorso che è stato avviato e che è in continuo sviluppo. E quindi volevo che tu ci raccontassi perché avete pensato di investire tempo, risorse in un configuratore 3D e come pensate possa essere di supporto al mondo dell'architettura. E degli architetti che ovviamente possono specificare e scegliere i vostri prodotti nei numerosissimi progetti che abbiamo visto prima. Sì. Certo, allora io partirei col dire intanto questo discorso della digitalizzazione per me personalmente è un processo che è partito quasi subito quando sono entrato in azienda, perché poi la mia formazione è di ingegnere, quindi chiaramente ho subito, a parte la mia passione per il digitale in primis, quindi mi ha un po' diciamo, indirizzato, però ecco, chiaramente negli anni bisognava fare certi aggiustamenti, diciamo così, a mio avviso. Ci vuole arte, ma ci vuole anche di mettere un po' a posto certe cose dal punto di vista proprio anche delle procedure e del modo di lavorare. Quindi chiaramente una delle prime cose che ho fatto è stata la digitalizzazione proprio della progettazione, quindi quella proprio di progettare in maniera tridimensionale proprio il prodotto stesso, quindi fare una progettazione. Partendo, come dicevo prima, dallo schizzo passare quindi alla progettazione 3D e quindi fase successiva, quindi è stata quindi quella proprio di inserire quindi tutta una serie di persone anche di procedure all'interno che mi permettessero quindi di avere tutta una procedura snella ma nello stesso tempo completa per la progettazione. Quello è stato il primo passo che ho fatto. Poi chiaramente il passo successivo è stato il sito web, quindi il sito web Eccolo qua, lo vediamo. sì, che qua, qui in pratica vediamo una simulazione del nuovo configuratore, sì, che questa qua è una simulazione di un ambiente, diciamo, che abbiamo creato così per far capire che cosa si può fare, ecco, con questo configuratore. Il configuratore, innanzitutto, non è stato facile, diciamo, farlo. Ecco, è stato un po', era già diversi anni, diciamo, che avevo in mente di fare una cosa del genere, ma non trovavo il partner giusto, l'azienda di programmazione che mi consentisse di farlo. Ho fatto diverse esperienze negative, poi alla fine, perché sono abbastanza caparbio, lo volevo a tutti i costi, dico, mi serve, ma mi serve perché? Allora, serve, a mio avviso, serve per semplificare la vita. Non solo a noi interni, quindi ai commerciali interni che quindi hanno vita più facile nel creare i progetti, ma anche per gli esterni, perché l'obiettivo mio era quello di dare la possibilità agli architetti e ai rivenditori e ai commerciali, quindi a una svariata clientela, quindi che dal professionale, l'architetto, al professionale rivenditore, al privato, dare la possibilità a tutti questi di creare, diciamo, il proprio prodotto. Quindi creare il proprio prodotto perché noi abbiamo un catalogo, ha fatto una premessa, noi abbiamo un catalogo, come dicevo dall'inizio, i progetti di prodotti sono spesso nati su un determinato progetto e quindi chiaramente per ogni progetto un prodotto diverso. Per dare questa possibilità a maggior ragione di avere un prodotto bene o male nuovo per ogni progetto, bisognava creare dei prodotti configurabili. E quindi abbiamo creato nel tempo, e questo è un processo che va avanti ormai da più di 40 anni, ecco, questo processo di
di prodotti che si configurano, diciamo, configurano o comunque che sono modulari. È un processo che ha già diversi anni e quindi era necessario, a mio avviso, proprio perché il prodotto configurabile non è così semplice di per sé da crearsi per chi non lo conosce come lo conosciamo noi, perché chiaramente necessita di componenti che possono essere il giunto elettrico, il giunto meccanico, possono essere gli alimentatori, i rosoni, i punti di accesso, i cavetti di acciaio, insomma, c'è tutta una serie di componenti che devono essere messi insieme, che quindi lì per lì non può essere così facile. Che quindi cioè, mi sono chiesto perché non dare uno strumento che ci permettesse, come state vedendo ora voi, per esempio, state vedendo il Mamba, che è un prodotto in polietilene, sono 5 moduli in polietilene che possono essere collegati insieme molto facilmente da disgiunti meccanici. E come vedete qua, nel senso, il prodotto è come un serpente che si configura partendo dal primo modulo, ne aggiungiamo uno, 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 andiamo sempre giù, andando sempre avanti possiamo o partire da un cerchio, come vedete adesso, oppure lo scomponete, lo aprite e aggiungete i componenti che volete. Quindi si possono quindi creare infinite soluzioni, perché poi Mamba non ha, diciamo, limiti di dimensioni, di distanze. Quindi sulla base di come proprio viene configurato, quindi per il progetto specifico, si possono davvero creare delle forme, quando a serpente, che ne so, quando lineari, quando diciamo, circolari, ecco, quando ovali, ecco, si può creare un po' tutte le forme che vogliamo. E poi ecco la cosa interessante è che quando arriviamo in fondo, dal punto di vista proprio geometrico, quando è stato composto, il programma permette di estrapolare tutti i componenti che sono stati utilizzati per creare quel determinato progetto. Quindi se all'interno di queste stanze, come abbiamo visto prima, questo ufficio, noi inseriamo più Mamba o anche più oggetti di altro tipo, è possibile avere la lista complessiva di tutti i prodotti che vengono che sono stati messi. E se richiesto, registrandosi poi al nostro sito, è possibile avere anche direttamente la lista con i prezzi. Quindi uno può avere subito il prezzo totale del progetto che ha fatto, chiaramente a prezzi di listino, che può mandarci a noi per avere un'offerta definitiva con sconti, eccetera, oppure puoi già presentare al proprio cliente finale e dire: guarda, questo sarebbe il prezzo di listino, il prodotto potrebbe andare bene questo. Uno può fare il rendering, può fare anche un video, perché poi tra l'altro il programma è gratuito, quindi basta registrarsi sul nostro sito, scaricare il programma e direttamente può fare tutte le configurazioni. I prodotti che abbiamo inserito al momento sono un certo numero, non sono chiaramente tutti, sono quelli più importanti, i configurabili, però nel tempo ne verranno inseriti altri. Veramente partiamo dal Mamba che avete visto prima, il Colibri con un'altra lampada componibile magnetico, tra l'altro l'Una Hoppe, che sono degli anelli, lo Shanghai, che è un'altra lampada anche quella componibile più lineare, e poi abbiamo inserito anche delle lampade, perché poi i componibili per noi sono sia lampade da interni ma anche da esterni. C'è anche una lampada da esterno che si chiama Bruco, e anche questo è un componibile che può benissimo essere configurato come vogliamo, perché poi diciamo, noi come prodotti facciamo sia lampade da interni che da esterni, e anche contract, che contract intendiamo questo decorativo tecnico. I cataloghi alla fine sono tre. Tanto Certo. per ricordare un attimo. Beh, mi sembra, capisco quando dicevi che hai, insomma, dovuto trovare il partner giusto perché è un progetto di grandissima complessità. Poi vederlo così sembra un giochino, ma per arrivare a quel livello lì di componibilità c'è un lavoro dietro che non invidio, perché è No, ma infatti è veramente. proprio quello, è proprio quel discorso, come dico sempre, dico, più il progetto, e poi il solito discorso vale nel progetto, ma nella programmazione è forse ancora peggio. Più
più il programma è semplice e sì, più è programmato più è bene. Assolutamente. L'interfaccia friendly user presuppone che di friendly nella costruzione non ci sia assolutamente niente. No, trovo che sia un, insomma, sicuramente un investimento molto importante, ma è uno strumento molto molto utile al professionista, che in questo modo riesce ad avere delle risposte di configurazioni in modo autonomo, senza processi lunghi. E anche per voi, perché sicuramente permette, uno, di rendere visibili la modularità e la componibilità di certi prodotti, che altrimenti sarebbe difficile, e due, vi fa risparmiare del tempo, perché di fatto, diciamo, l'utente può diciamo, creare la propria configurazione e poi rivolgersi a voi, però dopo aver fatto già tutta una serie di prove. Cioè, se quel lavoro lì rimane in pancia, come immagino sia stato per molte aziende, cioè per voi per molto tempo, diventa un lavoro nel lavoro, no? Cioè, cioè proprio a livello anche di investimento di personale, anche interno, è notevole. Ma poi soprattutto si eliminano, una cosa che spesso non viene considerata, ma da tecnico lo dico, si eliminano tanti errori che vengono fuori, perché cioè, ci capita a volte di progetti che arrivano perché l'architetto ha voluto fare tutto da sé, quindi ha configurato, si è costruito da solo il prodotto, però a volte mancano dei pezzi, può mancare un titolo giunto, manca, che ne so, un piccolo componente che poi alla fine non riesce a chiudere il progetto. In questo modo l'errore non c'è, perché il progettista si è creato come vuole la sua forma e il programma gli dà direttamente che cosa gli serve, quindi l'errore a questo punto non può più esserci. Beh, mi sembra veramente un gran lavoro. Un gran lavoro, è uno strumento utile ed è giusto divulgarlo, perché insomma, lo avete appena lanciato, quindi immagino che, insomma, siete all'inizio nella promozione di questo aspetto. Allora, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, siamo andati oltre, ma quando si chiacchiera piacevolmente, insomma, è facile superare i limiti di quello che ci siete dati. Io ti ringrazio molto, Marco, intanto per aver creduto nell'impianto di The New Together e anche in Casa Platform, perché insomma abbiamo le vostre bellissime lampade all'interno di Casa Platform. Sì, la collaborazione mi fa molto piacere. Anche sarò felice di venire a Venezia a breve. Ora, a parte anche noi, perché vuol dire che finalmente abbiamo realizzato tutto. Adesso questi sono proprio i giorni, insomma, più complessi. Bene, allora Marco, grazie mille per averci raccontato tutte queste novità. Saluti ovviamente alla grandissima Emiliana e buon lavoro, ci si vede a Venezia. A presto a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.